Io mi batterò sempre perché la gente deve venire al mercato, perché siamo proprio noi attiriamo la gente. Se andiamo via da Fano è finita anche i negozi, tutto, finisce tutto, perché noi attiriamo, comprano o non comprano. Dopo la falsa partenza di mercoledì scorso a causa del maltempo, riprende anche il mercato settimanale di Fano. Le bancarelle, come vedete alle mie spalle, sono tornate a riempire il centro storico di Fano, ma con diverse novità, dalle regole anticontagio da rispettare alla vendita separata di prodotti alimentari e non voluta dall'amministrazione comunale. Buongiorno signori, dai che c'è, eh? Signora, mi dica, facciamo duetti di prosciutto? Pronti, tagliamo subito! Siamo molto contenti perché abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo ridefinito le planimetrie, abbiamo definito insieme a tutti gli uffici come poteva funzionare questo mercato con le nuove disposizioni. Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione con gli operatori, che si sono limitati ad un banco più stretto di 50 centimetri ed anche inserendo dei flussi controllati di persone che girano intorno al mercato. Quindi oggi sarà fondamentale partecipare rispettando i sensi di marcia, con la mascherina obbligatoria, e quindi con la responsabilità di tutti avremo la possibilità di far vivere questo mercato che, devo dire la verità, attira molte persone. Il mercato di Fano piace molto, piace all'entroterra, piace a molti turisti, e noi ci tenevamo molto a farlo partire fin da subito perché veramente è lavoro per tante persone. E come vedete anche gli accessi sono cambiati, lo spazio delimitato da corde oppure catene è stato ridotto per allargare invece i corridoi interni. Possono accedere soltanto due clienti alla volta. È una bella cosa tornare in piazza al mercato, quindi anche un senso di ritorno alla normalità, ma soprattutto è un ritorno a vivere la città come giusto che sia. La cosa sta funzionando bene, siamo contenti, anche gli operatori, gli ambulanti si stanno lavorando anche con senso di responsabilità. Chi sta controllando in questo momento? Beh, devo dire che fanno una grande organizzazione, c'è tutta la struttura comunale, la polizia municipale, le forze dell'ordine, ma c'è anche una bella realtà di volontariato che ci invidiano in tanti, e a collaborare insieme a noi per far sì che tutto funzioni bene, che ci sono i percorsi che si seguono. Ci sono i volontari della Protezione Civile che ci hanno accompagnato in tutto questo periodo in tanti servizi, quindi un grazie a loro per il lavoro che hanno fatto, che stanno facendo. Non dimentichiamo che sono volontari, lo fanno con una grande devozione, passione, senso di servizio verso la comunità che rappresentano. Quindi anche questo è Fano, anche questo è bello, quindi viva Fano, viva il mercato, viva i volontari e viva tutti noi.